La maggioranza delle persone parla e pensa molto più spesso a ciò che non ama, più di quanto non fa rispetto a ciò che davvero ama. Esprime più negatività che amore e così facendo si priva involontariamente di tutte le cose più belle della vita. Chi conduce un'esistenza felice pensa e parla molto più spesso di ciò che ama, che non di quanto ne passa invece a parlare di ciò che non ama. Quando parli dei tuoi problemi economici, di relazione, di salute, eccetera, non stai parlando di quello che ami. Lamentarti della giornataccia che hai affrontato, di un ritardo ad un appuntamento, eccetera, non significa parlare di ciò che ami. Più parli di ciò che non ami e più provi emozioni negative. Nel tempo ti abituerai così sempre di più a provarle. E questo ti impedirà di essere più felice. Tieni a mente le buone notizie della tua giornata. Parla dell'appuntamento che è andato a buon fine. Parla dei guadagni che vuoi realizzare, delle situazioni, degli incontri proficui che hai avuto. Devi parlare di ciò che ami se vuoi essere più felice. Non sto parlando del pensare positivo, che spesso e volentieri, per come viene divulgato, fa più danni che bene. Sto esprimendo un concetto semplicissimo. Parla di ciò che ami per più tempo di quanto ne passi a parlare di ciò che non ami. Elimina la convinzione che se ti opponi a qualcosa con forza, la elimini, perché invece la attrai. La nostra società è convinta che nell'opporsi a qualcosa, nel lottare contro qualcosa, questo qualcosa sparisca. Le persone pensano: se mi oppongo con forza a ciò che non voglio, questo scomparirà ed otterrò ciò che desidero. Non è così che funziona. Tutta la società utilizza la lotta contro qualcosa come metodo per creare il suo opposto. Lotta contro la guerra per creare pace. Lotta contro l'uso di droghe. Anche se sono battaglie che possono essere utili per sensibilizzare, non portano mai ai risultati desiderati, perché non è lottando contro la guerra che si può portare pace. Per portare pace bisogna essere in pace ed educare le persone fin da piccole a vivere nella pace. Se non riusciamo ad essere in pace con il nostro vicino di casa, come facciamo come nazione ad essere in pace con le altre nazioni? Non si porta la pace parlando contro la guerra, ma emanando pace da ogni gesto e da ogni parola, perché una guerra contro la guerra è pur sempre una guerra. Perciò ricordati di parlare molto più spesso di ciò che ami e non apporti a ciò che non desideri.